Giovanni Cappello, Arturo Marino è socio di questo club di volo dell'altopiano. Due volte, tre volte, secondo quando si fa un avvitamento orizzontale. Un avvitamento, diciamo. E si chiama tournò. Tournò. Ecco, poi che altro? Ecco, allora andiamo al signore Cappello, che è molto più. Avventore, il comune, e mi sembra che hai speso circa 50 milioni, ha fatto il mini drone, ha aiutato anche quello dell'aeromodellismo e ci ha fatto anche un campo. A Friuli il comune ci ha fatto il campo apposta per l'aeromodellismo, a Siracusa altrettanto, così a Messina, così a Catania, dappertutto, solo a Ragusa siamo completamente negativi, il campo ce l'abbiamo, abbiamo un campo che non esiste in tutta la Sicilia. Purtroppo non abbiamo detto nessuno, a comune non c'è uno che si interessa proprio per questa questione. La pensionista è il dottor Giorgio Masseri, poi abbiamo Irene Iacono. È giusto parlare di universo giovane nel senso di considerare la realtà giovanile come un insieme di diversità che non si possono ridurre facilmente ad unità. Beppe Fiorellino. È fallito, ha subito questo contraccolpo di politiche che hanno, di politiche nazionali, regionali, ma anche a livello europeo, che hanno smantellato le cosiddette politiche sociali. Però poi nel momento in cui io mi sono iscritta alla FIGC ho capito molte altre cose e adesso mi sento diversa. Mi sento diversa perché in un'associazione come la FIGC ho trovato un punto di riferimento molto valido per me, perché prima appunto ero una ragazza così, stavo per i fatti miei, non mi interessavo, però tramite dibattiti, tramite discussioni, riunioni mi sono potuta arricchire non soltanto di una conoscenza appunto culturale mia, ma anche di, diciamo, ho capito che molte cose avvengono nella società e che tocca proprio a noi giovani di poter cambiare certe cose. Ed è per questo che parlando con i miei amici mi dicono perché ti immischi in certe cose che poi sai di non poter realizzare? Ma io non mi immischio in certe cose, cioè certo cerco di far valere la mia opinione e di cercare di cambiare certe cose perché mi toccano da vicino e so che devo vivere in una società dove appunto sono io la responsabile dei miei atti. Gianni Arezzo, che è uno dei nostri collaboratori sportivi della nostra redazione. Vito Veninata, Gianni Tummino e Gianni Biazzo. Poi abbiamo i fratelli Battaglia, che sono in lotta nel trofeo Peugeot, diciamo che la base è molto, molto forte nel rally. Avevano tracciato una strada con un trattore 2 giorni prima e poi con tutta l'acqua e il fango che c'era era impossibile poterlo. Una prova che nei tempi bisognava farla in 7 minuti, noi per provarla abbiamo impiegato 3 ore e mezza e non siamo nemmeno arrivati lì sopra. Stanno continuando a scorrere sempre fotografie di dove ne nate. Questo è un Alfa Romeo 1600 che l'ho guidato per un paio d'anni, ho corso anche con l'Alfa Romeo io. Questa però già c'ha un aspetto. Beh, questa è una gran bella macchina. Con quest'Alfa io ricordo di essere riuscito a ottenere dalla Alfa Romeo un premio, arrivando sesto assoluto nella classifica di tutti i piloti Alfa Romeo in Italia. E ricordo che il primo era stato De Adamic, però c'era Vaccarella, insomma, questi diventi così. Questa era una 112 rimediata per poter fare la Roccazzo Chiaramonte, perché io allora non avevo la mia macchina, che era una MS. Che l'avevo rotto il motore e rimediai questa 112 per fare anche in quella circostanza riuscii a vincere. E questa è proprio la Roccazzo che questa è una Roccazzo che era. Questa è una macchina proprio veramente così buona per andare più in campagna che a fare la gara. Ma vedo che c'è pure qualche cosa sul cofano. Era un elastico che teneva il cofano in tutta la macchina sia. Mentre questa invece è sempre una 112, sembra una Roccazzo che era monte, però già anche questa c'è un aspetto veramente corsaio. Allora le gare erano realmente pionieristiche, insomma, le gare motociclistiche erano fatte il bidone sulle spalle con delle cinghie, così alla meglio si andava a Siracusa, a Palermo, a correre con la stessa moto. Cioè andarci con la stessa macchina, con una 500, quando sono andato a Monopoli, ricordo in Puglia, vicino a 2 passi da Bari, per questa città di Monopoli, che si correva da Monopoli ad Alberobello, e ci siamo andati insieme a un mio amico che mi aiutava, siamo andati con una 500, alla quale avevamo messo un sedile ribaltabile, per poter, uno guidava e l'altro dormiva accanto, col casco messo perché la macchina provocava del rumore tale, per cui quello che dormiva accanto era quel casco, qua siamo a livelli un pochino. Questi chiaramente i tempi sono cambiati, questo è la Monty Blade del 1900, si legge forse, un prodotto 76. Del 76, questa è la Chevron, la
B23, insomma, se ormai io quell'anno arrivai secondo. Ma non hai mai vinto tu al... No, no, io sono arrivato 3 anni, 3 volte secondo alla Locazio Gramonte, inseguendo sempre i miei stessi tempi, perché quando riuscivo a... Cos'è, 2000 dici? Questo qua è il 2000. Beh, quell'anno sono arrivato proprio a pochissimi decimi da scuola, facendo anche una bella gara. Lui aveva forse una macchina più forte della mia, questa qua a me l'aveva venduta proprio a scuola, per cui lui aveva già preso l'ultimo grido della moda, che allora erano le Osella. Ecco, questa è proprio la... Qua Vito Venerata con qualche capello nero, sì, e soprattutto erano bianchi. Esattamente, erano neri, quello che conta. Questa è proprio quella Chevron con la quale ci ho fatto anche tante gare, la Targa Florio, poi ci ho corso anche in pista. Una bella macchina questa, eh? E evidentemente nel 1966 mi dicevi che hai iniziato a correre, i rapporti con la famiglia dovevano essere un po' così, non è che hai corso mai con uno pseudonimo? Sì, anche io sono andato via da questa cosa così, anche questa è un'altra Chevron molto bella che è sempre a Chiaramonte. Allora, si vede peraltro sì, pubblico che faceva da cornice fin quando si è fatta. Sì, io già situazione. Oltre ad andare dietro a queste attività, che era abbastanza dispendiosa, noi avevamo mia mamma che ogni volta che io partivo per una gara lei lo veniva a sapere, spendevamo moltissimo in famiglia per tutti questi ceri che lei accendeva a Sant'Antonio, per cui per cercare di limitare le spese non glielo dicevamo, e risparmiava bene in quello. Mio padre ne era sempre al corrente della mia attività. Questo chiaramente è sempre allo cazzo che era monte, però già con una Osella, insomma. Una PA questa, no? Sì, sì, questa no. È un PA 6, questa non è che mi dà delle gran belle soddisfazioni in pista. Specialmente di Osella, insomma, che adesso... Arrivai a vincere diverse, moltissime gare e diversi campionati italiani. Questa è la Targa Florio del 77, purtroppo l'ultima edizione della Targa Florio, quando ci fu quell'incidente mortale, che poi una macchina uscì... alla fine in mezzo agli spettatori, facendo purtroppo. E questa qua è un triste ricordo, perché purtroppo è stata la fine della più bella gara del mondo, perché io posso dire di aver corso ovunque. Questa è sempre la Targa Florio, proprio nel vivo dentro Collesano, dove quell'attento che si mette là, il pubblico lo dedicò a Nino Vaccarella, che proprio con la Ferrari in quella curva l'anno precedente era andato dritto, pur essendo in testa alla classifica, deludendo. Ma avrà avuto tempo di leggerlo. Tutti i siciliani, per cui e là si parlava di 400.000 persone. E poi ecco, quell'anno il pubblico andò a scrivergli a Tentonino, appunto, perché non la combinare allo stesso punto, ma lui molto ubbidiente andò a uscire invece dopo 3 più chilometri più avanti. Il navigatore questo è un noto professionista ragusano, che è l'avvocato Paolo Cassì, papà dei ragazzi Enrico e Peppe Cassì, grandissimi atleti del basket ibleo e famosissimi, bravissimi giocatori. Questa qua è stata proprio una sua specifica richiesta. Io, un mio carissimo amico, e mi ha detto: guarda, io voglio fare una gara. Io l'ho preso per un attimo in parola e l'ho condotto con me a fare. Questa è una Targa Florio. Scusa, ma in questo caso faceva il navigatore o il passeggero? Questa qua non lui, il suo ruolo ufficiale era quello di navigatore. Si è divertito molto. Era il periodo, questo qua ricordo che era il periodo che si usava molto maldestramente il pubblico per applaudirci, batteva mani, pugni e colpi di legno magari sui tetti delle macchine. Fuori strada è una disciplina a me molto congeniale, perché ecco, vengo forse dalle moto fuori strada, e forse perché c'è anche una guida un po' più sporca, un po' più irruente, c'è tanta improvvisazione. Il rally è stato portato a Vittoria, che era proprietà di Ragusa, della città di Ragusa. È stato portato a Vittoria, è partito da Vittoria perché il comune di Vittoria ha dato 6 milioni e il comune di Ragusa non li poteva dare. Io mi permetto di dire questo, che a me ha fatto un male incredibile, cioè che una provincia rifiuti una manifestazione di questo tipo per 6 milioni, e questo è agli atti. Io forse sono fuori delle dimensioni, però sono fermamente convinto che a Ragusa, a Vittoria, a Chiaramonte si possono trovare dei singoli sponsor privati, delle aziende è un problema di volontà, che possono dare da soli 6 milioni senza disturbare le casse di un comune intero. Insomma, lasciamo bene a questo punto.